metafora, che poi non è neanche davvero così una metafora, è metafora ma è anche realtà, della musica ci accompagnerà in queste tre serate. E dico che è una metafora solo in parte perché effettivamente risonanza, lo dice anche la parola stessa, ha effettivamente a che fare con il suono. E è una delle leggi che regolano prima di tutto il suono. In senso traslato viene ormai utilizzata anche per intendere altro, ma vedremo che da un certo punto di vista si potrebbe anche non usarla in senso traslato, e cioè che quella che noi chiamiamo risonanza con qualcosa, sono andata a quel corso e ho risuonato con. Non è soltanto metaforico, è proprio un qualcosa che ha a che fare anche con il suono. E la ragione per cui oggi possiamo parlare di risonanza in una maniera che non è soltanto, passatemi il termine, non è soltanto New Age, non è soltanto fantasiosa, è anche dato dal fatto che un filone di scienza nuova, di scienza di frontiera, ci sta cominciando a spiegare la natura sottile di chi siamo, la natura sottile della biologia, che è quella che è proprio nelle leggi che regolano l'elettromagnetismo, che regolano il suono. Quindi quello che magari prima potevamo semplicemente prendere come un paragone, non è davvero soltanto un paragone. Soltanto che tutto questo è molto bello, è molto affascinante e io alcuni concetti ve li voglio anche trasmettere dal punto di vista scientifico, dal punto di vista di quelle che sono le nuove frontiere. Però voi sapete che il laboratorio è comunque un laboratorio esperienziale, un laboratorio comunque che nasce con l'idea di trasmettere anche qualcosa che possa essere pratico, che possa essere portato a casa e magari applicato. E quindi a un certo punto, studiando tutti questi aspetti, mi è venuta la voglia, ma anche voi me l'avete fatta venire, nel senso che tante volte negli ultimi laboratori, c'erano domande di questo tipo. Ho letto su un libro, ho letto su un articolo, ma in pratica cosa vuol dire? Ma concretamente come si fa? E quindi, parleremo della risonanza, parleremo della biofisica, parleremo di questi aspetti, ma anche cercheremo di sperimentarli.